rivolto ai nostri residenti, è un corso di disegno, di pittura, che io ritengo sarà un ben apprezzato, come è stato dimostrato nella giornata di oggi dai nostri residenti, i quali non si limitano a vivere il quotidiano, ma, come dire, riescono anche a esprimersi in altro modo, attraverso per esempio la pittura, attraverso questa collaborazione che mette a disposizione tutto il materiale per poter eseguire questi quadri, che verranno poi esposti all'interno del Molina, esposti con anche per di nuovo poter aprire le porte del Molina alla cittadinanza. Quindi, quando sarà il momento, inaugureremo una mostra con i loro quadri, con i loro disegni, con le loro pitture. Ci sono alcune cose da sottolineare. La prima è la collaborazione tra un'associazione che noi abbiamo in città, anzi due, Antias ed Hauser, che hanno messo a disposizione un progetto e dei volontari, e questo è importante. La seconda cosa è che il Molina è parte della città, e quindi vedere la collaborazione di un'associazione di volontariato con il Molina, con la casa di riposo della città di Varese, per noi è un grande merito, e noi non possiamo non favorire queste cose. Quindi io ringrazio le associazioni e ringrazio il presidente Castelletti per la disponibilità che ci ha dato ancora una volta.